Bentornati a tutti a questa nuova puntata di Tubi Gobbo. Oggi parleremo della vittoria con non poche polemiche contro il Catania e della partita sfortunata contro il Nordjylland. Ospite della nostra puntata è Stefano Rasicci. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti voi tifosi juventini. Sono contento di essere qui oggi e dirvi la mia su queste nuove due partite. Bene Stefano, ascolta, partiamo subito commentando quello che è successo a Catania, una partita che è stata largamente condizionata dagli episodi arbitrali. È stato annullato un gol al Catania regolare dove l'arbitro di porta Rizzoli ha dato segnalazione di un fuorigioco, non si è capito se era un tocco di mano o un fallo in area, questo non è ancora stato chiarito. Nel secondo tempo è stato dato un gol alla Juve irregolare che era viziato dalla posizione di offside di Bentner su assist di Vucinic. Bentner calcia il pallone, il portiere para sulla ribattuta e Ernesto Vidal che insacca il pallone in rete. Secondo te, davvero questa partita poteva andare diversamente per quello che si è visto in campo, per la qualità che può mettere in campo la Juve? O è stata solo ed esclusivamente condizionata dall'arbitro? Poteva quindi la Juve vincere anche senza questo errore arbitrale? Guarda, ti dirò, allora, gli errori arbitrali hanno influito, non diciamo che non hanno influito, però diciamo che la Juventus la conosciamo, soffre tutta la partita, ma bene o male poi la riesce a spuntare. Il gol, se vogliamo parlare dei due gol, il gol del Catania, diciamo che sì, lo dobbiamo ammettere, era un gol Era un gol regolare, regolarissimo, ci stava abbiamo tutto. visto anche più riprese le varie moviole, Barrientos parte in posizione regolare, anche se andiamo a prendere il tocco che viene fatto dall'altro attaccante, rimane comunque sempre in posizione regolare in quanto Asamoah non riesce a contrastarlo. Prima però di venire qua con te a parlare di Catania Juve, ho letto un interessantissimo commento pubblicato su Facebook da un amico, dove si diceva che nell'attuale regolamento il palo, quando viene colpito, viene inteso come uomo avversario, ma non avversario di chi sta attaccando, ma di chi sta difendendo. Per cui è come se il palo fosse un giocatore del Catania. Se la lettura fosse quella, allora Barrientos è giustamente in posizione irregolare. Bisognerebbe controllare però bene il regolamento, non ho avuto tempo. Guarda, le varie interpretazioni comunque possono Ma essere anche perché, scusa se ti tantissime. interrompo, questa regola qua c'era un scritto che è nuova, è stata fatta quest'estate, quindi bisogna andare a vedere se davvero questa regola esiste, qualora esistesse non sussistono più le polemiche sull'aver annullato un gol regolare. Quello che è certo è che il gol della Juve era irregolare, perché Bender era in posizione di offside. La Juve comunque ha avuto anche tante altre occasioni. Prendiamo per esempio l'entrata in campo di Giovinco. Giovinco dopo neanche un minuto trova con un bellissimo destro fuori area Andukar che riesce a parare, un bellissimo tiro che si sta andando diciamo sulla parte sinistra della porta difesa da Andukar e nel finale azione personale salta due uomini, poi poteva scegliere o di metterla in mezzo per Bentner o supera o accentrarsi, quindi mandando in contrattempo anche il difensore calciare, ha scelto la seconda opzione, palla di poco alta, e Juve che non riesce a chiudere una partita che poteva anche essere pareggiata, anzi bisogna fare i complimenti al Catania, che per quasi Certo, tutto il secondo tempo ha giocato in 10 uomini, certamente, e certamente. non ha di certo lasciato campo libero, ha lottato fino alla fine, mettendo anche più e più volte in difficoltà la Juve. A me la cosa che mi ha scocciato più di più è stato vedere moltissime azioni, in molti tratti della gara, una Juve che anziché correre camminava in campo pensando il pallone. Ecco, questa non penso sia la filosofia di Conte. Ecco, allora quanto manca Antonio Conte in panchina? Io davvero l'anno scorso non ho mai visto la Juve giocare come nelle ultime partite, anche come tra poco andremo ad analizzare quella con Nordjylland. Conte, secondo me, è davvero fondamentale. Come pensi che sarà il suo ritorno sulla panchina? Guarda, sicuramente sarà un ritorno che porterà quella grinta e quell'energia che magari nei primi o nei secondi tempi manca, perché secondo me
a mio modesto parere. Comunque, ho visto un Bendtner spento e non l'ho visto motivato. Secondo me Conte dalla panchina poteva dare quella motivazione in più nel fargli fare il gol. Ecco, hai citato giustamente Bendtner. Bendtner alla sua prima partita da titolare in questo campionato, secondo me del tutto negativa non è la sua prova, perché ha fatto vedere comunque di saper tenere su un attacco, tenere Certo, su palla, ha tentato più volte di saltare l'uomo, concludere a rete, per cui deve ovviamente trovare un po' di fiducia e inserirsi nel gioco. È appena arrivato alla prima da titolare, alla terza volta che viene impiegato, bisogna dare tempo anche al no. La ragazzo. continuità comunque fa da padrona nella Certamente, personalità del giocatore, ovvio. assolutamente. Ecco, parlando di Bentner che entra nel secondo tempo contro il Nordsjælland, rischia anche addirittura di fare gol perché prende male un pallone di testa. L'avesse preso come sa fare lui, forse staremmo parlando della prima vittoria in questa Champions League della Juve. Juve che dunque trova il terzo pareggio consecutivo in Champions League su un campo che sulla carta ci dava stravincitori. Ecco, secondo me l'atteggiamento della Juve in quella partita è stata di affrontarla con troppa sufficienza. E questo si è visto soprattutto nella scelta del tridente di allenatori che abbiamo, Carrera, Alessio, Conte, nel scegliere i giocatori da mandare in campo dall'inizio. Abbiamo lasciato a casa Asamoah Gyan Steiner, ma mi metti in campo Isla e Scheglie, con tutto il rispetto, ma sono giocatori che quest'anno hanno ancora fatto, stanno facendo fatica a inserirsi. Perché non continuare a puntare, per esempio, su Casares, che contro il Napoli ha fatto una buona prestazione sbloccando la gara, e non solo, magari mettere anche lo stesso Giaccherini sulla fascia sinistra, far magari rifiatare Vidal, che ha fatto una partita assolutamente negativa contro il Nordsjælland, e mettere in campo un giocatore come Pogba, che anche oggi contro il Catania ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore, un'ottima partita, quindi sta dando continue riconferme. Una partita contro il Nordsjælland che, come avrai sicuramente visto, il Nordsjælland non ha fatto da padrone, ha fatto un tiro. Quel giocatore lì ha trovato la punizione della vita, è riuscito a staccare Buffon. La Juve ha costruito circa 30 palle gol, 16 calci d'angolo, numeri che sulla carta dovrebbero essere una vittoria schiacciante. Cosa è mancata? Un finalizzatore. Entra dalla panchina Vucic, segna dopo 30 minuti che cercavamo di pareggiare la partita, per cui all'80esimo potevamo anche addirittura rischiare di vincerla, questo non è avvenuto. Tu come avresti affrontato quella gara? Sei d'accordo con gli uomini che ha messo in campo Conte e in vista anche delle prossime partite, quindi contro il Bologna in campionato, ma anche in chiave di Champions League, Conte su quali uomini deve maggiormente puntare per riuscire a portare a casa i 3 punti a Torino contro il Nordsjælland? E poi ricordiamoci che ci saranno 2 scontri diretti, perché giocheremo in casa col Chelsea e poi fuori casa con lo Shakhtar Donetsk. Sarà dura, sarà dura. No, per la partita contro la New Zealand, diciamo che possiamo fare un'analisi ben definita. Allora, per quanto riguarda l'aspetto caratteriale, io ho visto una Juve che il primo tempo ha atteso molto l'avversario, diciamo. Come se lo stesse studiando. Esatto. Ha atteso l'avversario e non ha concretizzato. Una Juve, diciamo che non è la stessa del campionato italiano. Cioè, non vediamo la stessa Juve. Sarà che la Champions, ovvio, è un'altra cosa. Avranno più qualità, ci sarà un gioco diverso, però non è la Juve aggressiva che c'è in campionati di Serie A. Questo è vero. Certamente, infatti, se in Italia giocando magari male riusciamo a portare anche a casa i 3 punti in Champions League, ce lo possiamo scordare Certo. assolutamente. Un trattamento, non dico di favore, ma un trattamento che ti consente di vincere una partita. In Europa bisogna essere determinati e non sprecare palle, perché spesso, come nella partita contro lo Shakhtar Donetsk o come quella col Chelsea, abbiamo poche palle gol, non ne hai tantissime, come hai avuto la fortuna di avere contro il Nordsjælland e non le hai sfruttate. Bisogna essere cattivi e Sì. capitalizzare subito quello che ci viene, tutte le opportunità che riusciamo a creare. Dicevamo dunque, prossima partita contro il Bologna, Arturo Vidal non ci potrà essere perché era diffidato a Catania, è stato ammonito, salterà il Bologna, lo ritroveremo contro l'Inter. Per cui, se possiamo anche dirlo,
una scelta della gestione dei cartellini gialli anche da parte di Antonio Conte intelligente, perché meglio prenderlo adesso e saltare il Quello Bologna sì. che prenderlo contro il Bologna e saltare l'Inter, che è uno scontro diretto. Quindi per lo scontro diretto avere sicuramente i propri top player o i giocatori che noi puntiamo a utilizzare come titolari. Per cui sicuramente penso ci sarà Pogba al posto di Vidal, per cui con Marchisio al posto di Vidal e Pogba sul centro-sinistra. E secondo te in attacco ancora Bentner, Giovinco Bentner, ancora Vucinic se si riprende bene, perché ricordiamo che è stato male, ha avuto 4-5 giorni di influenza intestinale molto grave, Non si è capito ha perso bene. 3 kg negli ultimi giorni, non è ancora al top. Quindi davanti vuoi sapere tu chi schiereresti, ma anche a centrocampo, perché abbiamo visto oggi c'è un Lichtsteiner che non sta rendendo come lo conosciamo. Guarda, ti dirò, centrocampo, io proverei a buttare dentro Casares al posto di Steiner e vedere come si può comportare, perché abbiamo visto con il Napoli è entrato, ha fatto gol. Quindi, bene o male, anche il morale è alle stelle, diciamo. Poi davanti, guarda, metti in difficoltà, perché io ho visto un buon Giovinco. Se Giovinco parte così come è partito quando è entrato oggi, diciamo che abbia buone possibilità di giocare titolare. Un Certo. Vucinic e Giovinco io lo schiererei dall'inizio. Luce il Giovinco. Sì. Bene. Sempre 3-5-2 o vorresti passare al 4-3 vincente dell'anno scorso? Ma ti dirò, bella domanda, perché comunque adesso la Juventus gioca con questo 3-5-2 che però si trasforma in 5-3-2 e quindi diciamo che non è quello principalmente la differenza che può fare. Sì, il modulo, beh, da schierarsi dall'inizio, io comunque preferisco il 3-5-2 classico, quindi Certo. resterei di questa opinione qua. Bene, adesso per concludere questa puntata vorrei ringraziare tutte le persone che venerdì 26 ottobre si sono trovate con noi al Salone Village per ascoltare e accogliere Roberto Savino nella presentazione del suo ultimo libro, che oggi facciamo vedere, che è Alex Del Piero, minuto per minuto. Un libro che racconta interamente la carriera di Del Piero, partita per partita. Ci sono tutte le varie statistiche, delle foto davvero bellissime. Vedete, per esempio, c'è questa qua, il gol su calcio di punizione, l'esultanza contro lo Zenit di San Pietroburgo in Champions League, le punizioni, quando è arrivato alle 500 presenze. È un libro davvero molto illustrato e fatto davvero bene. Roberto Savino è una persona speciale, è un amico del nostro club. Abbiamo passato una serata bellissima con lui e emozionantissima. Ringrazierei anche Marita Ballesio, che è venuta e ha risposto tutto presente alla nostra chiamata. È venuta a intervistare lo scrittore, rendendo magico la presentazione di un libro incentrato su una persona che ha fatto la storia della nostra squadra, ma soprattutto del calcio italiano e il calcio in generale. Ringraziamenti anche al presidente dello Juventus Club Doc di Giaveno, Stefano Barone, per la sua presenza, Andrea Scilipoti, presidente dello Juventus Club Doc Primo Amore di Torino, e al sempre presente Marco Sanfelici e tutti gli altri, compreso il direttivo del nostro club, che è sempre numeroso, partecipa alle nostre iniziative. Ultima persona che vorrei ringraziare è Stefania Camilla Carretto, che è venuta a trovarci. Lei ha un interessantissimo blog sulla Juventus, per cui Visitatelo. suggerisco a tutti di visitarlo, perché racconta la Juventus con un taglio delizioso femminile che solo lei riesce a dare. Cercatelo, lo troverete come Signore in Rosa sul portale di WordPress. Presto sarà anche lei qua con noi su Tubigombo, per cui davvero iniziate a seguirla, così che quando sarà qua con noi sapremo accoglierla ancora meglio. Aspettiamo Per allora. cui io adesso ringrazio Stefano, grazie di essere venuto
a raccontarci le tue impressioni sulla partita della Juve e su come e quanto tifi Juventus, per cui davvero torna a trovarci appena puoi. Certamente, io ringrazio te Luca per la disponibilità e saluto tutti quanti e sempre fino alla fine, forza Juventus. Benissimo, questo sempre. Il prossimo appuntamento sarà per Juve Bologna, quindi prossimamente usciremo il 1° novembre con un ospite d'eccezione, anzi un membro del direttivo del nostro club, per cui non perdetevela. Direi che è tutto, ancora grazie Stefano, grazie a Grazie a te voi Luca. telespettatori che ci seguite sempre in numerosi. Fino alla fine, forza Juventus. Sigla!